Dimmi che i tuoi ci sentono poco. Mi sussurrò Brian vicino all'orecchio, aderendo col suo corpo al mio e facendomi ridere. No, ci sentono benissimo. E smettila di stuzzicarmi. Come faccio a non stuzzicarti con questi pantaloncini così corti e la pelle calda a un palmo dalle mie mani? Continuò suadente, sfiorandomi con la punta delle dita e risalendo la mia coscia nuda fino a raggiungere il seno. Mi ritrovai a sospirare e a chiudere gli occhi e, consapevole delle mie azioni, mossi il sedere verso la sua erezione, stringendomi la sua mano al petto. Inarcai la schiena, concedendogli il collo scoperto, che prontamente baciò e leccò, avido dei miei ansiti. Sei una perfida tentatrice. È il mio lavoro. Lo provocai. Mi morsicò piano l'orecchio, infilando le mani sotto la maglietta. Eva dorme. Scuse. I miei sono nell'altra stanza. E allora trova un modo per non urlare. Trovalo tu. Mi divertivo troppo a giocare con lui, a sedurlo con le parole oltre che con i gesti. Mi fece voltare, sovrastandomi col suo corpo possente, i suoi occhi infuocati vicini ai miei. Non sono uno che si fa ripetere due volte le cose. E adesso vedremo se avrai ancora voglia di ridacchiare e prendermi in giro, Monella! Mi inchiodò le mani sopra la testa e mosse il bacino aderendo perfettamente con il mio basso ventre e mostrandomi la sua eccitazione in trepidante attesa. Mugugnai di piacere, chiudendo gli occhi e morsicando il labbro inferiore in un chiaro invito a continuare. Apri gli occhi, approfittane ancora un po', perché poi non potrai più farlo. Mi sussurrò all'orecchio, facendomi rabbrividire. Acconsentì al suo invito e mi mossi sotto di lui, che scosse la testa divertito. Oh no, non così presto. Si sollevò appena e con un gesto unico si tolse la maglia, concedendomi una bella vista. Le mie mani raggiunsero i suoi pettorali e da lì passarono a massaggiare i muscoli delle spalle e delle braccia. Spostai la testa in avanti per baciarla, ma mi posò un dito sulle labbra e mi spinse in giù verso il cuscino. Per vendicarmi aprì la bocca e gli succhiai il dito, volutamente provocatoria, fissandolo negli occhi sensuale. Ah, è così. Vuoi giocare sporco? Mi disse, sfiorandomi con lo sguardo. La luce dell'abat-jour vicino al letto ci permetteva di vedere le espressioni e i gesti. Mi sfilò pantaloncini e slip in un unico movimento, che agevolai spingendo in sul bacino. Poi scese dal letto, lasciandomi spiazzata. Dove vai? A prendere queste. Si voltò mostrandomi le mie calzature reggenti, che aveva tirato fuori dal cassetto. Era strano essere nella mia vecchia camera con qualcuno. Era il primo uomo che facevo entrare nel mio mondo più intimo, il primo che passava lì la notte con me, il primo con cui avevo dormito e con cui facevo l'amore. Vuoi indossarle per provare qualcosa di trasgressivo? Sfrontata che non sei altro, adesso vedrai! Mi legò i polsi con una calza e spostò le mie braccia ai lati della testa. Ah, sono le mie preferite. Non vorrei romperle. E allora cerca di non muoverti troppo o di menarti. Sorrisi, ben sapendo cosa mi aspettava di lì a poco e non vedendo l'ora, perché in quell'attesa estenuante continuava a eccitarmi anche solo l'idea di averlo di nuovo vicino, ancora dentro di me. Si
alzò sul letto con i piedi ai lati dei miei fianchi e si tolse i pantaloni e i boxer. La sola vista della sua eccitazione mi diede una scarica di adrenalina che mi fece rabbrividire. «Ti voglio», mormorai, in preda al desiderio.